Bravissimo! Non posso che essere felice perché sono arrivato in una società storica, importante, dove si è sempre affermata in modo più che positivo in questi anni. Posso, come ho detto prima, essere felice e onorarla il più possibile. Sono grato e ringrazio la società per la fiducia, il presidente Ferrero. Non vedo l'ora di iniziare. Ho già avuto modo di conoscere il mister, lo staff, parte dei compagni e non vedo l'ora di iniziare. Io sono nato in Indonesia, da padre indonesiano e madre italiana. Ho vissuto il primo anno là, però poi ho sempre vissuto in Italia, nel paese di mia madre, in provincia di Torino. Tant'è che ho fatto anche le giovanili qui della nazionale italiana. Rimango in contatto con l'Indonesia perché mio padre tuttora vive lì. E quindi io, quando è possibile, cerco di andarlo a trovare perché ho i parenti dal suo lato. Mi avevano raccontato di questo legame che c'era tra la Sampdoria e l'Indonesia. Mi avevano anche accennato che c'erano stati dei giocatori e comunque proprio la Sampdoria stessa era stata lì per delle partite amichevoli. Non posso che essere contento perché comunque è bello che il calcio italiano, anche europeo, una squadra comunque prestigiosa come la Sampdoria, si sposti anche oltre oceano, mettiamola così. Perché là la passione che c'è per il calcio è tantissima ed è molto forte, tant'è che il calcio italiano è seguito tantissimo, in particolar modo le squadre più importanti, ma la stessa Sampdoria. E niente, quindi se continuano ad esserci questi tipi di contatti e rapporti non posso che essere felice. Il mio modello non può che essere Buffon, perché io negli anni in cui nel settore giovanile io sono cresciuto con lui a un centinaio di metri, quindi lo vedevo lì, lo prendevo come modello, come esempio, sia in campo, poi ho avuto modo di conoscerlo e anche soprattutto fuori dal campo. Quindi lo reputo come un modello da seguire. Non posso che essere grato dei suoi insegnamenti e se mi dovessi descrivere, sì, io ho cercato di prendere il più possibile da lui, però mi reputo un portiere abbastanza lineare, semplice, che non si inventa, tra virgolette, niente di che, non molto, come dire, folcloristico, ma diciamo semplice. L'esperienza col Venezia è stata più che positiva, sono rimasto veramente felice di quella dell'anno appena passato, perché oltre al successo di squadra, che è stato comunque ottimo, ho avuto una crescita mia personale di cui posso essere felice. Sono rimaste delle belle sensazioni e ringrazio tanto anche la società di Venezia perché ha fatto di tutto per mettermi comunque nel giusto modo di esprimermi, e quindi è stata un'esperienza bellissima. Ho incontrato compagni più che bravi, sia in campo che fuori, e niente, me la porterò sempre con me. Il fatto che nella Sampdoria siano passati grandi portieri non può che essere da stimolo. È normale che uno punta sempre al massimo, punta a far bene, però sono uno che cerco di non sbilanciarmi mai, cerco comunque di rimanere, di pormi degli obiettivi e cercare di raggiungerli. Quest'anno non mi invento niente, cerco di fare il meglio e di affermarmi anche in questa categoria. Non è facile, ci saranno comunque per forza un po' di alti e bassi, ma il mio obiettivo è quello di rimanere il più possibile costante, e questo è il fatto che ci siano appunto stati grandi portieri, mi è da stimolo di rimanere qua il più possibile.